colazione con Radio Alta. Radio Alta. Alle 7.55, cari amici di colazione con Radio Alta, a questo punto qua andiamo pedalando perché vogliamo essere ecologici in tutto. Un giro d'Italia di 7.000 chilometri, qualcosa abbiamo già fatto. Io parlo al plurale maestatis, ma sostanzialmente la fatica la fa lui. Vincenzo Cervi, ciao Vincenzo, ti vedo sorridente, la cosa mi fa piacere. Allora, all'asciutto? Sì, adesso sì, diciamo ieri sono riuscito a fare parecchi chilometri, cioè parecchi, insomma avrò fatto 50-55 chilometri, sì. Poi dovevo arrivare fino a Pontedera, ma è arrivato il brutto tempo e ho dovuto trovare velocemente un B&B. Un riparo, quindi tu sei in un B&B, quindi all'asciutto, nei muri, fra i muri, no? Stamattina non con la tua tenda. Allora, vi faccio vedere alcune immagini che mi ha mandato Vincenzo. Qua siamo a Pisa, qua c'è l'università, se non sbaglio, credo forse la più antica università d'Italia. Una delle più antiche, la normale di Pisa. Ah, di Pisa. E poi vedo che la bandierina tiene, ecco, con Radio Alta. Cioè, ti porta bene la bandierina? Cioè, da quando noi ti seguiamo, tutto a posto, Vincenzo? Tutto più o meno a posto. Più o meno a posto. Qui ho riconosciuto Pisa, sai perché? Per l'erba, no, ho visto che c'è la torre famosa di Pisa che pende che mai cade giù, quindi siamo a Pisa. E poi c'è un'altra foto sul cocuzzolo della montagna. Dove sei qua? Fammi capire. Qui è un posto particolare perché è il posto dove Dante, la famosa frase, uscì a rivedere le stelle. Ah, ok. È qua, dai. Infatti è abbastanza, è protetto, eccetera, diciamo nuovo. A me spiace che è totalmente protetto perché è tanta bella roccia, si potrebbe arrampicare. Ah, ecco perché, no, ecco, ricordiamo che Vincenzo Cervi, cioè, oltre a fare il pedalatore, è anche un alpinista, lui fa scalate pazzesche, veramente forti, oltre a correre, insomma, fa tutto quest'uomo. Infatti ha deciso di fare questi 7.000 chilometri in Italia. Io pensavo che tu fossi già arrivato al traghetto, invece no. Quanti chilometri hai ancora da fare? Ancora non lo so, però devo arrivare a Firenze, poi scendo a Perugia e poi si va in Sardegna. Ok, fammi sempre i tuoi piccoli reportage, anche due o tre foto, va bene, insomma, tanto per capire, appunto, per fare un documento, no? Alla fine di questo tuo viaggio, poi metteremo tutto insieme, quantomeno ai tuoi nipoti, fai vedere il nonno che cosa ha fatto, questo giro bellissimo. E poi traghetterai da dove? Da Civitavecchia, mi dicevi? Sì, da Civitavecchia. Bellissimo posto. Quando ci arrivo. Ecco, quando ci arrivi, passa dall'Aurelia, ecco, ti fermi alla caserma d'avanzo, ok, dell'Aurelia, e chiedi, c'è il commilitore Mangione, carrista M47, tu chiedi, nono scaglione 81, vedi se c'è ancora questa caserma, che è vicino... è l'Aurelia, c'è la strada l'Aurelia, che è la prima statale in Italia, la più antica, se non sbaglio, insomma, l'Aurelia, bellissimo, bene. E poi, quindi, quando tu traghetterai, più o meno quando succederà questo? Ci vorrà ancora, penso, 4-5 giorni. Ah, ok, quindi la prossima settimana, quando faremo i nostri prossimi collegamenti, magari saremo via mare. Può essere tutto. Quindi andremo in Sardegna, ragazzi, non vi costa nulla, cioè veramente vi faremo girare l'Italia, saremo in Sardegna. Tu parti da dove, dalla Sardegna? Fai Olbia e poi la circumnavighi come? Olbia, poi la percorro in senso antiorario a Cagliari. Ok, quindi fai Alghero? Sì, e poi scendo giù diretto fino a Cagliari facendo tutta la costa. Bellissimo, non vedo l'ora che tu sia in Sardegna, così ti seguiamo. Fammi delle belle immagini, delle foto del mare, di Olbia, di San... prendere caldo.
Ma sì, ma vabbè, ma tu sei una roccia, tu sei un alpinista, sei assolutamente una roccia. Vincenzo Cervi, allora intanto grazie, Giusy, tutto a posto? Ti segue? Tutto a posto. La salutiamo anche noi, Giusy. Ciao Giusy. Ciao Giusy. Anche i tuoi amici, perché so che ormai ti seguono, sanno che sei in collegamento. Parecchi, parecchi. Con noi. Ma c'è anche un nuovo amico. Come? C'è anche un nuovo amico. Chi è il nuovo? Giuseppe, della zona della Liguria. Sì. Che è ha una ferramenta, una persona veramente straordinaria. Ho incontrato. Ah, ok. Ancora quei negozi di una volta. Mi si era rotto il portapacchi anteriore della forcella. Sì. E mi hanno indicato questa ferramenta, l'unica che c'è nella zona. Un negozietto piccolo, però molto attrezzato. E niente, quando sono arrivato mi ha dato proprio fisicamente una mano a sistemare la bici e poi gli ho raccontato cosa stavo facendo. Ha voluto assolutamente vedere, cioè diventare amico in Facebook eccetera, che appunto ci sta seguendo, e lo saluto. Quindi è in diretta in questo momento? Ci sta seguendo in streaming, Giuseppe? Ma credo che lo guardi poi in Facebook. Sui social. Allora, lo salutiamo. Come si chiama il suo negozio? Così magari passiamo da quelle parti, ci fermiamo, dovesse servirci la brugola. Come si chiama? Il paradiso della brugola. È la ferramenta del paese di soia, non mi ricordo. Vabbè, il paese. No, memorizza. Secondo me è il paradiso della brugola. Allora, Vincenzo. Ma vuole fare addirittura quando vai in pensione. Mi ha fatto vedere che sta attrezzando un'ape 50 telonato, e vorrà fare il giro dell'Alta Italia passando anche dalla Austria, Svizzera eccetera. È un grande con l'ape car. Sì. Spero magari elettrico, magari col motore elettrico. No, purtroppo no. Magari diciamolo a Giuseppe, magari motore ecologico o a pedali, l'ape a pedali. Vincenzo, allora intanto grazie. Non so che cosa farai, se pedalerai o ti fermi in questi giorni di festa. Pedalerai, penso, perché... Ma adesso mi sto guardando un po' il tempo, ha smesso di piovere e penso di partire. Vai. Perlomeno fare a Pontedera. Vai, ti seguiamo, poi chiedete l'amicizia a Vincenzo Cervi, così lo seguite anche su Facebook. Ormai ne stanno arrivando tantissimi di messaggi, mi stai dicendo, no Vincenzo? Sì, parecchi. Mi chiedono informazioni o chiedono informazioni da passare poi a te. Ok. Comunque tutto bene? Eh? Fisicamente stai bene? La bicicletta è a posto? Sì. Ok, questa è la cosa più importante. Ci sentiamo la prossima settimana e poi aspetto questo momento del traghetto, facciamo Caronte, da Civitavecchia fino ad Olbia con Vincenzo Cervi e la sua bicicletta. La faccio rivedere, guardate, con la bandierina di Radio Alta. Guardate. Io pensavo che sai, dopo qualche chilometro tu l'avessi persa, invece c'è, anche perché poi ne hai due, mi hai detto, no? Le bandierine, Giusy, vedi, le nostre mogli, come sono attente. Vincenzo, grazie come sempre, ci sentiamo la prossima settimana, prudenza mi raccomando, ok? Sempre. Ciao Vincenzo Cervi con Pedalare Stanca, poi questo diciamo, collegamento lo posteremo anche tardi, non mi sono accorto, mannaggia, vedi, a parlare di queste cose io mi perdo. Poi lo postiamo su Facebook, anche sulla pagina di Vincenzo Cervi, oltre che sulla nostra di Colazione con Radio Alta. Colazione con Radio Alta, Radio Alta.